Eccoci, mi viene da dire, per fortuna non sono solo perché sennò poi mi abbandono alle mie recriminazioni, alle mie invettive, anche a qualche vittimismo. Ebbene sì, lo confesso. C'è Luca Serafini in questo post partita. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Luca, è la mh, terza partita che perdiamo in campionato. A Parma sull'1-1 ce l'avevamo in mano, errore e il Parma va in gol. Con la Fiorentina 1-1 ce l'avevamo in mano, errore difensivo gol. Oggi avevamo. Tanto vento in faccia, tanto vento contrario tra assenze, episodi, squalifiche, infortuni e quant'altro e sui due gol abbiamo commesso altri errori nostri per la vittoria del Napoli. Errori individuali che si ripetono e quindi sono un po' il problema di questo nostro avvio di campionato. Luca Serafini. Sì, sì, i due episodi che decidono la partita sono purtroppo... succede due indecisioni di Mignon, la prima sul rinvio, la seconda sul tuffo, anche se il Carasveglia poteva essere contrastato un po' meglio perché quel tiro era quasi dettato e quel movimento pure. Poi tra un gol e l'altro il Milan ci ha messo tanto, ci ha messo impegno, ha creato occasioni, ha giocato bene, ha riscato poco e, e, e poi ha subito il secondo gol. Lì ti sono un po' cadute le, le ginocchia perché poi all'inizio della ripresa si con Morata e, e, e poi sei fuori gioco per un ginocchio. Ed evidentemente, come hai detto tu, col vento che spirava contro in questi giorni. Con gli assenti, con le perdite per acciacchi, Pulisiccia all'ultimo momento, non ha detto bene. Eh, è una partita che lascia molto la mano in bocca, moltissimo la mano in bocca. Ci sono delle cose su cui si può lavorare. Secondo me, Napoli ha fatto la sua partita, non ha rubato niente, ha meritato la sua gara, ma, la sua vittoria, ma. Certamente, fra un gol e l'altro del Napoli, eh, il Milan poteva pareggiare, andare a riposo sull'1-1 avrebbe cambiato un po' le sorti. Io credo che alla fine, un po' di differenza di qualità, in effetti, ci sia stata. Luca, eh, Morata ha giocato un'ottima partita, eh, e poi parleremo anche un po' delle individualità. Eh, la classifica in questo momento al netto dell'asterisco è davvero brutta. Eh, C'è bisogno. In questo momento di convogliare tutte le forze, noi in questa stagione abbiamo concesso molto anche al dibattito, io lo chiamo sempre dibattito nazionale popolare su di noi. Abbiamo concesso molto, eh, si discute molto. C'è stato anche questo strabenedetto rinvio di, di Bologna-Milan. Eh, abbiamo bisogno in questo momento però di fermare tutto, azzerare, prendere tutte le nostre potenzialità, tutte le forze e metterle al servizio della stagione sì, perché devi... le prossime due partite di campionato prima della sosta eh, sono tutte dure, le partite tutti gli avversari sono da rispettare ma dobbiamo vincere Luca devi recuperare soprattutto la qualità, quindi devi recuperare Teo, devi recuperare Reinders, devi recuperare Leao eh, devi recuperare Abram eh, perché comunque, anche se per esempio nella partita con Napoli individualmente le insufficienze non sono molte, a parte quella di Mignon che purtroppo è incappato veramente in una serataccia, eh, però insomma c'è cioè, giochi da squadra ma eh, hai una qualità diversa. O Musa e Ocafor rispetto per esempio a Pulisi o a Reinders e a Leao e poi dopo sicuramente insomma il Milan quando mette in campo le seconde linee come si diceva una volta le riserve o comunque quelle che giocano meno, vedi Ciocquez che ha giocato una bella partita, lo stesso Okafor dei risultati ce li ha Oggi non volendo non c'era neanche Jovic per esempio che nel finale qualche cosa poteva dare c'è bisogno certamente di tutti ma c'è bisogno soprattutto il migliore, senti Luca. Raffaele Ao ha giocato bene oggi quando è entrato, sì, eh, sì, come sì, aveva ovviamente. fatto con la Fiorentina, come aveva fatto col Bruges. Eh, quindi, insomma, mh, proprio nel mh, sfruttare le energie, le risorse e la qualità di tutti, intendevo onestamente anche lui. Leao è in una fase della sua carriera, del suo cammino professionale in cui deve leggere dentro se stesso, deve capire che nessuno ce l'ha con lui, ma tutti ce l'hanno con lui. E se ce l'hanno con lui perché nessuno ce l'ha con lui, è perché lui ha delle grandissime doti, ha delle grandi potenzialità. Quando il Milan ha vinto il campionato, è stato eletto il miglior giocatore della Serie A. A quel punto lì non ti devi fermare, devi crescere. Oggi, eh, dopo nove partite di campionato e la Champions sei fermo a un gol, ma al di là del gol ci sono anche delle prestazioni o degli atteggiamenti che fanno fatica evidentemente a sposarsi con questa nuova linea. Ma non c'è qualcuno che ce l'ha con lui o qualcuno che gli fa il o è perché Fonseca è stizzito. No, c'è un dialogo, io immagino, lo, lo penso sicuramente, questo, che lui deve fare con se stesso. Leao è padrone del destino, del presente e del futuro di Leao. Senti Luca, io ho già visto qualche critica da parte dei tifosi, è stato preso un po' di mira oggi il nostro calcio un po' perimetrale, no? un po' orizzontale, se ripensi il film della partita spesso siamo passati di qua, di là, destra, sinistra, sinistra, destra. Eh, per carità è quello che è successo, però oggi i giocatori di verticalizzazione erano tutti fuori, perché chi verticalizza è Teo, chi verticalizza è Pulisic, Luque. chi verticalizza è Reinders e oggi non c'erano. Davanti ci sono degli avversari, il Napoli. Eh, io ho partecipato ultimamente a dei dibattiti, a delle trasmissioni dove si parla dell'estetica del Napoli che non c'è, di partite risicate col Como, con l'Empoli, con l'Ecce, con la Juventus. Ma il Napoli di Conte e le squadre di Conte sono queste: sono quelle concrete, sono quelle che battagliano, sono quelle che pensano a portare a casa il risultato. Ai sofismi, Conte non è mai stato interessato e se tu hai di fronte a una squadra che appena ha fatto gol, si è abbassata e si è chiusa, e figurarsi poi sul 2-0, perché nel secondo tempo il Napoli è veramente uscito quattro volte, diventa molto più difficile. Tu non è che puoi andare sempre in verticale, e andare a sbattere la testa, devi cercare di aggirarli, e ripeto con Ciuquese, Leao, con Pulisis, con Teo Hernandez è un discorso e con l'interprete di oggi era già diverso. Terracciano ha giocato una partita galleggiante, sufficiente, niente di però non è suo ruolo, non è Teo Hernandez. Musa ha provato a fare delle cose, altri gli sono venuti meno bene, ma non è Reinders no, o non è Pulisis come ti pare a te, e Ocafora ha fatto il suo, ma non è Leao. E quindi verticalizzare in quelle condizioni era francamente un po' complicato. Senti, Luca, eh, in questo post partita confesso sono un po' preoccupato, nel senso che la classifica è brutta. Abbiamo due partite che dobbiamo assolutamente vincere Monza e Cagliari, ma la prima è Monza, il Monza in casa ha pareggiato con l'Inter e noi in trasferta non abbiamo mai vinto in questo campionato. E poi andremo a Cagliari dopo le montagne russe di Madrid. Eh, cosa diciamo sulle prossime due partite? Perché le prossime due partite. Non vanno assolutamente vinte, ma non vedo nulla di facile nelle prossime due partite. Eh, non avevi mai perso neanche in casa, hai perso con Napoli. Prima o poi vincerai anche fuori, adesso di trasferte nei hai tre, una più importante dell'altra, due per il campionato, una per la Champions. Io voglio ritrovare i protagonisti. E quello di cui stiamo parlando in questo post partita contro il Napoli. protagonisti di pesi, protagonisti di qualità, con l'aiuto di tutti quanti. E allora tu puoi giocare delle partite perché le partite che il Milan ha giocato oggi non è stata una partita così in, insufficiente, il 2-0 non è proprio sincero di quelle che sono state le statistiche, sono stati 14 tiri e se non sbaglio 6 o 7 in porta e al Napoli non è facile, l'ha detto anche Fonseca tu l'hai realizzate il Real Madrid qualche problema lo dà, forse hanno un pochettino la pancia piena anche loro quest'anno sono un po' ondivaghi, hanno perso a Lille, hanno perso male col Barcellona devi cercare, di, come Morata l'ha detto dopo la partita, il Milan deve cercare di vincere tutte, come e, e questo io non lo so però certamente devi rimetterti in marcia sia in campionato che in Champions Luca Serafini, grazie e buon lavoro a voi, buonanotte